del trittico di Zefeld che è iniziato da 6 minuti. Abbiamo perso la fase iniziale, ma soprattutto non abbiamo potuto seguire la gara di salto, dove sono successi fatti importanti. I migliori, ossia quelli meglio piazzati dopo la prova di ieri, hanno trovato condizioni molto difficili e quindi si è ribaltata la classifica. Tino Edelman, che ieri era undicesimo, si è trovato in prima posizione con ampio margine rispetto a tutti gli altri. Ha perso terreno Muan, ha perso terreno anche Pittin, che è partito col pettorale numero 33 e deve recuperare la bellezza di 2 minuti e 18 rispetto a Tino Edelman. Anche Frenzel ha perso terreno e è sceso dalla prima all'ottava posizione. Diciamo che nel primo giro, nei primi 2,5 km, Frenzel è partito molto forte, è riuscito da subito a recuperare una ventina di secondi rispetto a Tino Edelman e adesso guida un gruppetto di 7 atleti che stanno inseguendo appunto il leader della gara. Tra questi atleti ci sono anche quelli che sono riusciti a limitare i danni nella prova di salto o comunque a guadagnare un po' di terreno. Quelli che hanno guadagnato sono chiaramente Steindl, che poi ieri era caduto nel corso della prova di fondo, Denifel, Cato. Però attenzione, perché tra quelli che sono riusciti a difendersi nella prova di salto c'è Mikko Coxen che doveva recuperare 1 minuto e 45 rispetto alla testa della gara. Adesso vedremo quando transiterà al termine della prima tornata. Dietro al gruppo che abbiamo visto ci sono Johannes Rydzek e Akito Watabe, staccati di 1 minuto e 03. Pittin è partito effettivamente forte perché ha recuperato terreno. Adesso il distacco di Watabe e Rydzek è di 57 secondi. Dicevo, Pittin è partito forte perché ha recuperato da subito una ventina di secondi. Però il distacco è decisamente importante. Chi si è difeso è stato Samuel Costa, che ha chiuso la prova di salto in 14ª posizione. Costa al momento è 18esimo in scia ad Akito Watabe e Johannes Rydzek. Nel frattempo Mohan, nei primi 2,5 km, è riuscito a guadagnare 43 secondi sulla testa della gara e si sta lentamente riportando sul trenino guidato appunto da Akito Watabe e Johannes Rydzek. Distacco di Pittin è di 1 minuto e 45, Pittin che viaggia in coppia con Jürgen Grobak, il campione olimpico atleta norvegese, occupano rispettivamente la 29esima e la 30esima piazza. Edelman da tanto tempo non riusciva a vincere un segmento di gara di salto, dobbiamo tornare indietro di diverse stagioni, ma oggi è stato dominante perché ha trovato vento frontale e ha approfittato al meglio delle condizioni in assoluto più favorevoli, appoggiando anche un buon telemark e guadagnando tanto terreno rispetto alla concorrenza, al punto da essere partito con 30 secondi di margine rispetto a Fabian Steindl. Frenzel sta facendo la voce grossa per riportarsi sul connazionale, Frenzel che ha vinto le ultime 6 gare disputate in questo contesto e era considerato anche il favorito per la vittoria nel trittico di Zefeld. Adesso Frenzel ha chiesto un cambio all'atleta che lo segue, che potrebbe essere col pettorale numero 6 Willem Denifel. Poi c'è Bernard Gruber, con il 3 abbiamo l'atleta Riber, norvegese, che ieri è salito sul podio. Però con Frenzel stanno restando altri atleti, tra cui anche Taikato, direi che si è staccato Fabian Steindl, così come è avvenuto ieri, però ricordiamo che ieri era anche caduto nel corso della prova di 5 km. Frenzel si appresta a transitare ai 3 km 800 metri, il distacco ai 2,5 era sull'ordine dei 33 secondi e l'impressione che non abbia guadagnato granché in questo tratto. Adesso ci sono 31 secondi di differenza e non escluso che da dietro possono rifarsi sotto altri atleti. Frenzel si rialza, chiede il cambio agli austriaci che non hanno intenzione di andare avanti. Con questa strategia Edelman rischia di avvantaggiarsi e soprattutto il gruppo di Frenzel potrebbe essere raggiunto da quello guidato da Akito Watabe e Johannes Rydzek, che transitano adesso i 3,8 km con 49 secondi di distacco. Hanno ripreso Fabian Steindl, transitato anche Costa che sta disputando una buona gara. E adesso aspettiamo Magnus Mohan, 1 minuto e 05 di distacco e 24esima posizione. Costa 19esimo con 54 secondi da recuperare, ma è in scia al gruppo di Akito Watabe e Johannes Rydzek. Aspettiamo anche il passaggio di Pittin e Grobak, che dovrebbero essere attorno al 1 minuto e 30 di distacco, forse qualcosina in più. È passato Yashmid, ora altro atleta che ha perso oltremodo terreno nel salto. Yashmid ieri addirittura secondo,
oggi 26esimo al termine della prova di salto. Però va detto che da Muoni in avanti le condizioni sono state difficili per tutti, perché c'era forte vento trasversale che entrava in compensazione come vento di favore, e quindi non c'è stata la possibilità di portare a casa una misura competitiva. E in più c'è stata una penalizzazione legata al vento che veniva considerato favorevole ai termini appunto della compensazione. Pittin è 30esimo con un distacco di 1 minuto e 36 rispetto alla testa della gara. Oggi dal punto di vista tattico non è venuta benissimo questa competizione ad Alessandro Pittin. Adesso Frenzel nel tratto in salita si è rimesso a spingere, ma lentamente Akito Watabe e Johannes Rydzek si stanno avvicinando al gruppo guidato dal detentore della sfera di cristallo. Siamo nel corso del secondo dei quattro giri, ma si sta per concludere la seconda tornata. Sta stupendo Rieber, che in qualche modo riesce a tenere passo di atleti sulla carta più quotati sugli sci, magari non Kato, ma sicuramente Bernard Gruber e Erik Frenzel. Edelman dovrebbe comunque avere ancora una trentina di secondi di margine quando siamo prossimi alla metà della gara. Ricordo che solo i migliori 30 al termine di questa competizione accederanno all'atto finale che si disputerà domani e metterà in palio 200 punti per chi transiterà per primo sotto il traguardo. Oggi invece sono 50 punti a disposizione per il vincitore. Andiamo a vedere chi c'è nel secondo gruppo. Abbiamo Johannes Rydzek, Akito Watabe, Lucas Klaffer, Jakob Lange, Manuel Feist, Mario Zeidel e Samuel Costa anche. Poi Philip Porter, che sta dimostrando di averne sugli sci, anche Timug sta tenendo, e poi il Caerola, c'è François Bro, insomma un gruppo ancora numeroso. Zeidel si stava staccando, vedremo se riuscirà a mantenere la scia del treno guidato da Kito Watabe. Edelman conclude la seconda tornata. Ricordo che al termine del primo giro il margine era di 33 secondi sugli inseguitori, e Frenzel si è rimesso a fare le cose sul serio e nell'ultimo chilometro ha tirato giù probabilmente quasi 10 secondi, forse qualcosina meno. Ma l'impressione è che con questo passo Frenzel e i compagni di avventura si possano riportare in scia Tino Edelman. C'è anche Willem Denifel per l'Austria, c'è Bernard Gruber, c'è Håvard Clemensen, c'è Tajik Kato e poi il nome nuovo, Jarl Magnus Rieber, atleta norvegese, classe 97, non ancora 18enne. Sarebbe bello vedere che cosa accade dietro a questo gruppo per capire chi stia tirando. È probabile che ci siano Akito Watabe e Johannes Rydzek a guidare il gruppo inseguitore, così è. È transitato Akito Watabe, dietro di lui Johannes Rydzek, poi Fabian Riesle, c'è Lucas Klaffer in quel gruppo, c'è Philip Porter, Jakob Lange, Brian Fletcher e Mikko Coxien insieme a Magnus Moan. Quindi Moan ha recuperato nel giro di due tornate 1 minuto e 14 secondi. Costa resta in scia a questi atleti, per cui la posizione per l'azzurro è favorevole, soprattutto qualora abbia ancora qualcosa da spendere nella seconda parte della gara. Pittin passa adesso con 1 minuto e 13 di distacco. Al 25esimo Pittin viaggia in compagnia di Jürgen Grobach, di Jan Schmidt e di Mario Stecker. L'atleta più vicino ad Alessandro è Mario Zeidel, che ha un vantaggio di 18 secondi e viaggia in solitudine. Adesso torniamo su Edelman, cui sono rimasti una quindicina di secondi di margine rispetto ai più immediati inseguitori, e al momento il solo Bernard Gruber sembra avere il passo per rimanere con il detentore della sfera di cristallo. Willem Denifel ha perso qualche metro e ancora più in difficoltà Clemensen, Rieber e Kato. Questo è un tratto di discesa piuttosto tecnico. C'è chi sostiene che questo tracciato non sia così impegnativo, in realtà non è proprio così. Ci sono lunghi piani in cui è importante saper spingere e saper far scorrere lo sci, ma c'è anche una salita che di norma fa la differenza. Il problema è che spesso e volentieri in quella salita non è possibile effettuare sorpassi, e se si trova davanti un atleta piuttosto lento si rimane imbottigliati. Non è il caso dei primissimi in questo momento, però Edelman ormai è braccato da vicino da Frenzel e Bernard Gruber. Frenzel è l'atleta che ha vinto più gare in questa stagione, ben 3. Bernard Gruber vanta un paio di podi. Dietro provano a rispondere, direi, Willem Denifel, e vediamo chi è rimasto con lui. Probabilmente Clemensen. Esatto, così è. E più indietro c'è Tajik Kato, e a seguire Rieber, che a breve verrà raggiunto dal treno guidato da
Akito Watabe, ma attenzione alla rimonta di Mikko Coxten e Magnus Moan. Edelman non sta più spingendo, ormai è certo di essere ripreso da Frenzel e Gruber e quindi cerca di risparmiare energie in vista di un'eventuale volata finale. Attenzione perché Edelman in volata non è fermo. Speriamo che la regia stacchi e si porti su chi è più indietro. Sapevamo di Denif e Clemens rispettivamente quarto e quinto. Interessante capire il distacco di Moan, di Coxen, di Akito Watabe, di Johannes Rydzek. E in quel gruppo c'era anche Samuel Costa in precedenza. Attenzione anche a Brian Fletcher. Ed è Brian Fletcher quello che passa in settima posizione ai 6 km e 300 metri. Con lui c'è Klaffer, c'è Rydzek, c'è Riesle, c'è Moan, c'è Oxen, c'è Orter, c'è Akitabe, c'è François Bro, Ribéry ha perso terreno, Jacob Lange, Ilka Erola e anche Samuel Costa. Il gruppo è chiuso da Bill DeMong mentre si è staccato Timug. Passa adesso Alessandro Pittin che ha recuperato tanto nella parte iniziale di questa tornata. È 24esimo, staccato 55 secondi dalla testa della gara. Ma rispetto alla coda del gruppo Moan, Coxen, Rydzek, Watabe, eccetera, eccetera, deve recuperare 20 secondi. Per cui nella seconda di gara Pittin ha iniziato a spingere con efficacia. Adesso dietro è Brian Fletcher che fa la voce grossa e lo statunitense sta riportando tutto il gruppo sulle code di Clemensen e Willem Denifel, che occupano rispettivamente la quarta e la quinta posizione, mentre davanti c'è il ricongiungimento con Eden raggiunto da Frenzel e Bernhard Gruber. Praticamente manca poco più di un giro al termine di questa gara. Vedremo se Frenzel riuscirà ad archiviare l'ennesima vittoria sulle nevi di Zeffeld. Però dietro non sono staccatissimi, ecco, questo è il tratto più duro del tracciato austriaco. Zeffeld, località del Tirolo che ha ospitato competizioni a tutti i livelli, comprese le Olimpiadi, chiaramente in versione Innsbruck. Come vediamo se si vede Pittin dietro a questi atleti, c'è Costa a chiudere il gruppo di Moan e Coxlin, ma Pittin è dietro che sta cercando di riportarsi sotto, trascinandosi direi Jürgen Grobach. Sono prossimi ai 7 km e 500 metri. Frenzel non si può assolutamente rilassare perché da dietro potrebbero provare a rientrare. Attenzione perché Bernhard Gruber fa fatica a mantenere il passo del tedesco di Oberwiesenthal. Edelman è quello che probabilmente ha speso meno nella prima parte della gara, però bisognerà vedere se avrà le gambe per rimanere con Erik Frenzel. Tutti e due sono sassoni, ma poi Edelman è cresciuto agonisticamente in Turingia e quindi ha come trampolino di riferimento quello di Oberhof. Qui invece siamo su Taylor Fletcher che è più attardato col pettorale 44. Gara comunque più selettiva rispetto alle attese. Sicuramente Frenzel e Bernhard Gruber hanno speso tanto nei primi tre giri. Bisognerà vedere se avranno la forza per rispondere al ritorno dei vari Moan e Coxen, che però a loro volta hanno dovuto tirare nelle prime tre tornate. L'impressione è che ci siano 20 secondi almeno di margine per quelli davanti, ed è un buon bottino considerando che mancheranno ormai 2 km e 500 metri. Si sono portati davanti al gruppo degli inseguitori Moan e Coxen, che hanno riassorbito Clemensen e Denifel. Quindi tre atleti in fuga e un gruppo molto folto ad inseguire. In questo gruppo ci dovrebbe essere ancora Samuel Costa col pettorale numero 14, Costa che sta disputando una gara egregia e a questo punto possiamo già dirlo, domani avremo due italiani in gara nell'atto finale del trittico di Zeffeld. Con il 18 questo gruppo è chiuso da probabilmente Timug, che si era staccato e poi in qualche modo è riuscito a riportarsi sotto. C'è anche Bill DeMong. Gruppo che comprende Moan, Coxen, Klaffer, Riesler, Orte, Rydzek, Lange, Brian Fletcher, Clemensen, Akito Watabe, Erola, Bro, Costa, Denifel, Cato, DeMong e Timu che si è riportato sotto, ma dietro c'è Pittin che ormai è staccato di 12 secondi rispetto alla coda del gruppo guidato in questo momento da un indemoniato Magnus Moan.
che qui ha ottenuto tanti risultati di prestigio. Vi raccontavo ieri che, sommando i piazzamenti di Lamisha Pui, che si è ritirato durante la prova di fondo della parte iniziale di questa gara, quindi quella di ieri, i podi di Muan e i podi di Frenzel, si va ben oltre le 20 unità. E Frenzel è in posizione ottimale per provare a allungare la striscia di successi. Gruber è sempre rimasto alle spalle dell'atleta tedesco, che sembra avere anche ottimi materiali, perché in tutti i tratti in discesa tende a guadagnare qualcosina. Gli atleti sono attesi agli 8 km e 800 metri. Sarebbe interessante vedere che cosa sta succedendo in coda al gruppo degli inseguitori. Qui siamo nella parte di testa, ci sono i norvegesi davanti. Ottima prova comunque sugli sci di Magnus Moan, che in questo momento ha qualcosa in più rispetto a Mikko Coxen. E Moan e Coxen hanno fatto il vuoto portandosi dietro con il 10 Johannes Rizek e poi Fabian Risle, pettorale giallo di leader della generale. Più in difficoltà buoni fondisti come Brian Fletcher, Akito Watabe e anche Lucas Klaffer, che è rimasto leggermente staccato in compagnia di Philip Porter. Anche Samuel Costa in questo tratto di gara sta perdendo terreno e potrebbe essere raggiunto da Alessandro Pittin. 8 km 800 metri per Erik Frenzel, sempre braccato da vicino da Bernard Gruber, e non molla Edelman. L'impressione che possono avere comunque almeno una quindicina di secondi di margine rispetto a chi insegue, 16.7 per la precisione, e dietro sono rimasti in 4, due tedeschi e due norvegesi. Quindi sostanzialmente abbiamo 4 tedeschi nelle prime 7 posizioni di questa gara. Sono transitati in 15. Samuel Costa è 16esimo. Però è staccato 10 secondi rispetto a François Bro. Aspettiamo anche il passaggio di Pittin. Pittin transita adesso in 21esima posizione. In scia Jürgen Gropp e Eja Schmidt hanno raggiunto Denifel e Bildemong. E quindi Pittin lotta al momento per la 17esima posizione. 16esimo invece Samuel Costa. Adesso Edelman, che era rimasto in attesa, fa fatica a tenere il passo di Erik Frenzel e Bernard Gruber, che allungano in maniera importante. C'è ancora un tratto in salita da percorrere ed è lì che si potrà provare a fare la differenza. Direi che da dietro non riusciranno a rientrare tra i primi, quindi non riusciranno a raggiungere sicuramente i primi tre, a meno di un crollo repentino di Edelman, ma Frenzel e Gruber sembrano decisamente più pimpanti. Tra l'altro Muan ha alzato bandiera bianca, e quindi con Coxen sono rimasti i tedeschi. Sempre che Muan non sia caduto, no, non credo, perché comunque lo vediamo attorno alla 10ª posizione. Può darsi che abbia avuto qualche problema, perché tutto sommato in questo tratto in salita sembra pimpante. C'è Coxen leggermente in affanno, dietro ci sono atleti più brillanti, e sarà volata tra Erik Frenzel e Bernard Gruber per la vittoria di tappa, che significherebbe 20esimo successo in Coppa del Mondo per Erik Frenzel, che quindi andrebbe a raggiungere niente poco di meno che Sampa Lajunen. Di norma Frenzel ha un finale più incisivo rispetto a quello di Bernard Gruber, tutti e due hanno speso parecchio. Va detto che il tedesco è sempre stato in prima posizione a tirare, mentre Bernard Gruber ha approfittato della scia. Edelman è staccato ormai una ventina di metri e non potrà rientrare, mentre dietro si giocheranno la 4ª posizione Coxen, Risle e Johannes Rizek. Attenzione, perché con i punti conquistati oggi Frenzel dovrebbe balzare in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo, nonostante Fabian Risle abbia fatto bene. Però Gruber sembra averne, per cui attenzione, perché la lotta è aperta. L'Austria in stagione ha già vinto una gara a Schönach con Lucas Klaffer. Gruber vanta un paio di podi, ma Frenzel è indemoniato e risponde da par suo al mezzo tentativo di attacco di Bernard Gruber, e se ne va.
Grandissima prestazione di Erik Frenzel, che va a conquistare la vittoria numero 20 in Coppa del Mondo. Vince la seconda gara consecutiva in Coppa del Mondo e diventa leader della classifica generale. Chapeau al tedesco di Oberwiesenthal, in questo momento il combinatista più forte al mondo. Secondo è un buon Werner Gruber, poi terza piazza per Tino Edelman, che è stato eccellente nel salto. Coxen è in quarta posizione e poi c'è volata tra Johannes Rizek e Fabian Riesle, con Rizek che è chiaramente davanti al connazionale. Poi per la settima posizione mi pare di vedere Clemensen, quindi Moan ha perso terreno nel finale. Poi cercheremo di capire se si sia trattato di un incidente o di una mezza crisi. Moan chiude dodicesimo, davanti a un ottimo Jakob Lange. Sottolineiamo anche la decima piazza di François Brault, migliore dei francesi. Brian Fletcher ha pagato qualcosa nel finale, ma è undicesimo. Finisce forte, credo, Jürgen Grobach. Vediamo. Sì, è lui. Va a battere in volata Klaffer, calato nel finale. Pittine diciottesimo e Samuel Costa diciannovesimo, con un distacco sotto il minuto. Direi che in vista della gara di domani tutto è apertissimo, perché oggi c'è stato un ribaltamento incredibile in classifica. Domani i salti saranno due e a Zefeld può effettivamente accadere di tutto, perché soprattutto quando c'è vento frontale che improvvisamente cala, è facile perdere 15 metri, come è avvenuto oggi per tanti big. Quindi discreta prestazione della squadra italiana, con due atleti tra i migliori 20. Aspettiamo di capire chi saranno i 30 ammessi alla competizione di domani. Al momento sono arrivati in 24. Qui con il 2 vediamo Fabian Steindl, al momento uno dei migliori saltatori del circuito. È riuscito a rimanere nei 30, per lui è importante. Arrivano Zeidel, Kirchheisen, Sepp Schneider e trentesimo dovrebbe essere Lacroix. Drummel eliminato, Drummel che ieri aveva disputato una buona gara, ed eliminato anche Rieber, che è crollato nel finale. Però non dimentichiamo che Georg Magnus Rieber è un atleta con ridotta esperienza nel circuito di Coppa del Mondo. E quella di Frenzel è una vittoria importante. L'ottava in carriera a Zefeld, la settima consecutiva però. A questo punto, per quanto concerne le vittorie in Coppa del Mondo nella storia, rimangono in pochi davanti al tedesco. Dobbiamo scomodare Manninen, che è molto più avanti, Ackermann, Lamin Chapuis, Bjarte Ingenvik e la coppia Muan-Gottwald, che è lontana direi tre vittorie rispetto a Frenzel. Loro sono a 23, Frenzel con oggi sale a 20. Successo importante anche in ottica classifica generale. Direi che Frenzel sta facendo le cose al meglio per difendere la sfera di cristallo. Tanto vi segnalo che a Zakopane si sta saltando, sono in programma in questo momento i salti di allenamento, quindi dovrebbe disputarsi la competizione a squadre con collegamento attorno alle 16.45. Si susseguono gli ultimi arrivi di atleti che chiudono qui il trittico di Zefeld. Ricordo che si gareggia su tre giorni, portandosi dietro i distacchi di ogni gara. Oggi erano in 50 al via, domani saranno 30. Questa è una formula di gara che è stata testata per la prima volta nella passata stagione, ma che viene riproposta. Tutto sommato è piaciuto agli atleti, sarebbe bello magari poter saltare su trampolini diversi e effettuare questo trittico su diverse località austriache. Però Zefeld è un centro importante che chiaramente mette a disposizione anche capitali per organizzare questo tipo di evento, e di conseguenza le tre tappe sono qui disputate. Abbiamo visto arrivare Lafarge per la Francia, in precedenza Ertul per la Finlandia. Comunque prova di squadra impressionante dei tedeschi, che in questo momento dimostrano di avere qualcosa in più rispetto agli austriaci. Vedremo, vediamo chi arriva. Pettorale numero 45, Peter Kuttel, che già è stato bravo a superare lo scoglio del primo giorno. Nel frattempo si sta saltando a Zakopane, noi tra 25 minuti ci collegheremo con la Polonia per seguire la prova squadra, ma al momento si sta svolgendo il secondo salto di allenamento. L'Italia sarà presente nella competizione a squadre. Quindi è tutto per il secondo atto del trittico di Zefeld. Ricordiamo la vittoria di Erik Frenzel, la ventesima in carriera.
Tedesco ha preceduto Bernhard Gruber e il connazionale Tino Edelman. Per quanto riguarda l'Italia, il migliore è stato Alessandro Pittin, 18esimo, con Samuel Costa 19esimo. Tutte e due entro 55 secondi di distacco dalla testa.